Ok, dovremmo esserci. Vediamo se questo nuovo setting funziona. Ok. Dovrei aver corretto, dovrei essere riuscita a correggere quello che l'altra volta non andava benissimo, perché poi io riguardo sempre il video, insomma, per capire che cosa non è andato molto bene. E dovrei essere riuscita a correggere sia l'inquadratura che forse. Ho trovato finalmente una posizione e un cavalletto degno di essere chiamato tale. Molto bene. Allora. Perché non va? Allora. Facciamo un tentativo. Ciao, ciao Diana, ciao Monica, mi vedete e mi sentite? Perché io dal PC non so se è un problema del PC o del telefono, ma non mi vedo, cioè dal telefono mi vedo bene, regolare e. E mi vedo in movimento. Dal PC invece vedo molto male. Ciao Monica, sei tra le prime, ma sto capendo se funzioniamo. Provate a dirmi se mi vedete e mi sentite, perché stavo per cantare vittoria troppo presto. Mi sembrava di essere riuscita a far funzionare tutto abbastanza bene, ma forse c'è qualche problema alla linea. A me si blocca sempre. Ecco, perché io mi vedo anch'io, cioè mi sto vedendo dal PC, quindi come mi dovreste vedere voi, e anche a me si sta bloccando ogni tanto. Quindi. Sto pensando, scusate, ero così felice. Ciao Nadia, anche a me si blocca, nel senso che ero molto felice per essere riuscita a trovare una quadra. Avevo anche fatto delle prove di inquadratura, ma forse adesso va un po' meglio. Voi riuscite a vedermi fluida, a vedere bene quello che faccio? Vediamo se. Allora, io adesso mi vedo abbastanza bene, i movimenti mi sembra che non si inchiodino, però provate a dirmi anche voi se anche per voi è lo stesso, perché sull'inquadratura mi sembrava ci fosse un miglioramento, ecco. Aspetto, adesso va molto meglio, Diana, anche secondo me, quindi possiamo iniziare. Poi casomai, tenete conto che io comunque vedo tutti i vostri commenti, probabilmente li vedrò un pochino in differita, però se ci dovesse essere qualche problema. Ci siamo, possiamo correggerci. Ok? Quindi, recap veloce perché ho già perso un mucchio di minuti per questa cosa qui. La scorsa volta avevamo iniziato il contenitore del mini album usando la collezione Greenhouse di Paper Nova, che è la collezione a tema piante con tutti questi colori molto, molto accesi, molto, molto caldi anche.
molto bella, ha dei bei disegni di foglie, a chi magari piacciono le piante, ha un pollice verde molto meglio del mio, che è pessimo. Secondo me questo pad ha veramente un sacco di cose carine e può essere usato per tantissimi progetti. Io avevo pensato appunto di creare questa scatola con poi all'interno un mini album, ma siccome la scorsa volta ci siamo dilungati sulla scatola, non siamo riusciti a fare anche il mini album. Quindi vorrei finire la decorazione della scatola e l'interno, questo qui, per poi andare a creare il nostro mini album, che sarà molto semplice. Adesso mi sembra che Maria Stella me l'avesse chiesto nei commenti sulla pagina. È un mini album pensato per avere una struttura basica e adatta anche a chi non ha materiali. Poi userò la crocodile, ma può essere tranquillamente sostituita con o un punzone di quelli che fanno i buchi o anche come si chiama? Un punteruolo. Ok, quindi andrei a fare la decorazione e poi il rivestimento interno. Per la decorazione io mi sono immaginata che la parte bianca fosse, diciamo, una parete dove poter posare i nostri vasi con le piante. Quindi voglio andare a crearmi due piccole mensoline dove poi andrò ad attaccare sopra due piante che vengono da questo foglio qui. Ok, quindi le mensoline ho pensato di crearmele con del vegetale, questo è quello da 1 mm che posso tagliarmi con la taglierina, e poi un pezzettino di carta, questa è una Wooden Color di Moda Scrap. Vado a tagliarmi 4 pezzetti, anzi 2 pezzetti da 5 mm. Uno e due, e mi taglio la stessa misura anche nella carta. Controllavo che il lato fosse dritto. E due, ma non credo che sia dritto, è venuto molto storto. Vediamo. Ok, rifaccio. Ok, si vede, si sente bene, questo mi rende molto felice perché purtroppo la linea dipende da me solo in parte. Ok, quindi prendo i miei due pezzettini e il pezzettino di carta di legno, diciamo. Da qui vado a crearmi due mensoline, quindi mi taglio un piccolo pezzo per farne una più piccola che vada qui sopra. Pensavo a una un po' più lunga qui per riempire tutto questo spazio bianco e una un pochino più piccola qui. Quindi vado assolutamente a occhio, potrebbe essere un 3-4 centimetri, ma ve lo posso dire. Ok, ed è 4 centimetri e mezzo quasi. Faccio un altro pezzo identico dal pezzo quello più lungo che avevo tagliato, in modo che poi mi rimangano questi due pezzetti un po' più lunghi che sono da 7 centimetri. Ok, vado ad incollarli tra di loro per fare un po' di spessore. E poi ci andrò ad attaccare sopra per rivestire la carta effetto legno. Simuliamo una bella mensolina di legno. Ok, uno. E poi anche il secondo. Metto la colla solo al centro, perché tanto è talmente sottile questa strisciolina che non ne serve tanta. E poi vado ad attaccarci sopra la carta effetto legno. Quindi
Ancora uno zig di colla. Prendo la mia strisciolina intera e rivesto. Se volessimo essere molto precisi, potremmo rivestire anche il profilo andando a tagliare una striscia da un paio di millimetri. Però mi sento che può andare bene anche così. Quindi questa va qui sopra. E invece qui metto ancora un po' di colla e vado ad incollare l'altra. Ok. Tengo un attimino. Perfetto. La scorsa volta abbiamo appurato che abbiamo voglia di primavera e di cose belle allegre e non vedo l'ora che escano tutte le novità che stanno uscendo perché ne vedremo delle belle, ci sarà un sacco da creare, quindi non vedo l'ora. In questo momento dell'anno io ho molto voglia di robe nuove, di cose allegre, poi soprattutto in questo momento che diciamo è un po' complesso per tutti. Vado a ritagliarmi le piantine. Allora, io volevo mettere questa qui e questa qui. Qui sopra e quelle un pochino più grandicelle, tipo questa, questa qui nella parte che mi permette di avere un pochino più di spazio. Ok. Vado a ritagliare molto velocemente i disegni. Voilà. Voi come state? Tra una quarantena, un isolamento e spero che non siate a casa perché positive. Ok, una. E la seconda piccolina, io non ho la più pallida idea se non forse la monstera di come si chiamino le piante in questione. Sicuramente la Eli che ha un pollice verde molto più efficiente del mio, saprebbe qualcosa in più, ma io, come vi dicevo l'altra volta, mi piacciono tantissimo piante e fiori, ma dire che sono negata è quasi farmi un complimento. Ho un'unica pianta che per ora è sopravvissuta, ma è una pianta grassa e ha bisogno di pochissime cure, nonché di acqua, diciamo una tantum quando me lo ricordo. Ok, queste due andranno lì. Questa tra l'altro è bellissima, questa pianta, quella vera diciamo, anche il disegno è molto carino, ma questa pianta vera mi piace tantissimo, ma
Ho sempre paura poi di prenderle e di fare una grande carneficina. Quindi generalmente evito, le guardo quando vado nei garden, sono molto belle, ma rimangono lì ad aspettare che qualcuno che sia più in grado le porti a casa. Tra l'altro anche di Pepernova stanno uscendo le novità che dovrebbero arrivare a febbraio. Non so se avete visto le anteprime. L'abbiamo pubblicato anche nelle stories. C'è questa collezione con questi colorini tutti primaverili e questi fiori. Molto molto carino. E poi arrivano le novità di Moda Scrap. Io non vedo l'ora di utilizzarle con voi perché credo che ci siano delle chicche in questa collezione che vale la pena di giocarci insieme. Ok. E voilà, una più grande. Mi piace l'idea del. Trovo che stiano bene perché lo vedevo molto bianco all'inizio e quando pensavo a una decorazione ho pensato sicuramente ci volesse del colore. E queste piantine mi sembravano l'ideale. Tra l'altro non credo che mi sia arrivata la notifica, però se ci siete io penso che sia tutto ok e che vada tutto bene. Vi vedo collegati. Ok. Poi vado a spessorarle in modo da creare un po' più di volume. In realtà tornando indietro, quando riguardavo la scatola che abbiamo fatto insieme l'ultima volta, che non so se avete visto, ma ho fatto un piccolo casino con la scritta Love e quindi l'ho dovuta rifare, ma tornando indietro probabilmente l'attaccherei su una fustellata di Fommi per spessorarlo un pochino. La trovo un po' piattina qui, quindi l'avrei incollata in modo un po' più tridimensionale per dare ancora più movimento alla copertina, ma ormai l'ho incollata chiaramente e non posso staccarla. Quindi vado ad incollare prima di tutto le mensoline, in modo che mi diano un po' di idea dello spazio che ho a disposizione per le piante. Una qui, ups, e una da questa parte. Perfetto. Adesso prendo i miei due biadesivi spessorati, che sono di due spessori diversi, e vado a incollarmi prima una con quello più sottile e poi l'altra. Uso sempre le forbici in teflon perché ho buttato via tante di quelle forbici per lo scotch, per il biadesivo spessorato che non so voi, ma quando ho scoperto la forbice di Teflon è nato un amore. Ok, quindi spellicolo quella più sottile.
Così, carino. Poi vado a attaccare anche quella più spessa. Così, in modo che si sovrappongano un pochino. Molto carino. Come mi piacerebbe che fosse la mia sala, ma meglio che non ci provi. Ok. Anche qui. Ora di incollare prima uno. E poi l'altra. Adesso per finire vado ad aggiungere qui sotto una frase. Le carte di Paper Nova, come molte carte francesi, o comunque in questo caso sono stampate in Francia, hanno dentro questo foglietto di, chiamiamole, decorazioni, non so come si chiamino in maniera tecnica, e quindi ci sono tutte questi piccoli taggine da ritagliare. Vado a prendere, mi piaceva, dov'è? Questa qui. Mon jardin à la maison. Si dirà così? Io non so il francese, però credo di aver intuito che cosa voglia dire. Soprattutto non so pronunciarlo bene. Okay. E taglio i due lati lunghi. Voilà. E qui rifilo con le forbici, che so di essere un po' più precisa. Ok. Ok. Poi non so, vedrò per il sotto se mi viene qualche ispirazione strada facendo, ve lo dico. Anche per riempire qui sotto, magari con una striscia, con qualche decorazione di queste tagliate. Per adesso ci occupiamo della parte interna e della struttura del mini album. Ok, perfetto. Adesso prima di proseguire, vado a chiudere il mio album. Non so se vi ricordate, abbiamo usato questa chiusurina qui, che è della linea di T-Moltz, che si chiamava Fasteners qualcosa. La trovate comunque sempre elencata nei prodotti utilizzati. Adesso, siccome vedete, si alza un pochino la copertina della scatola, vado a chiuderla con un elastico. Io ho scelto questi qui, che sono quelli nelle tonalità più, come posso dire, più tenui. E poi ce n'è una versione con delle tonalità belle strong, che è molto bella, ma rispetto ai colori che uso generalmente l'avrei usata un po' meno. Quindi ho scelto questa e mi piaceva tanto il verde. Vado a passato bello potente, ok. Vado a calcolarmi una grandezza, io lo andrò a mettere qui dentro, quindi più o meno così. Mi taglio un pezzettino, mi segno con una matita
dove corrisponde il pomellino di metallo con il laterale, quindi diciamo qui, e vado a fare un buco. Uso sempre il buco più piccolo della Crocodile. Se avete quella più piccolina, ah, però non riesco a farlo così, quindi devo usare un punch o un punteruolo. Guardate, uso il punteruolo che ce l'ho a portata di mano, se no un punch va bene. La Crocodile non mi va bene questa qui, se avete quella più piccola invece vi può aiutare perché ha l'ingombro iniziale che non mi permette di andare a fondo. Quindi. Ok, ho allargato un pochino il buco in modo da far passare dentro il mio elastico. Mi aiuto anche con il punteruolo a inserire il cappio. Era uscito, ma l'ho perso. Vediamo se con questo. Adesso stiamo qui mezz'ora a vedere me che inserisco il cappio dell'elastico nel buco. Bene. Aspettate che provo a prendere un altro punch per bucare perché non credo che sia. Ciao, ciao Susanna. Monica, grazie a te ho comprato finalmente quella giusta per passare di avere la quella. Quello dello spessorato, ma guarda, in realtà Monica credo che sia una salvezza per tutti la forbice di Teflon, perché è pazzesca con lo scotch. Aspettatemi un secondo che recupero il punch tondo. E vado ad allargarmi un pochino il buco. Ok, decisamente meglio questo o appunto se avete la crop piccolina perché questo qui non ci passa. La mia crop è troppo. Ho scritto tutta la parte interna con la matita. Bene. Adesso. Mi serve proprio un pezzettino piccolo per arrivare fin lì, anche perché essendo elastico posso tirarlo. Quindi io faccio un nodino. Mi piace un sacco questa chiusura e il fatto di poterla legare una volta con un elastico, una volta con un nastrino. Anche la Vero aveva fatto un progettino usando queste chiusure, se non mi sbaglio. Ok. Vado a reinserire il mio elastico e chiudo. Quindi la chiusura è fatta. Adesso inizierei con la struttura del mini album, così sono sicura che alla fine ci siamo portati a casa praticamente tutto. L'unica cosa che mancherebbe, e vediamo dopo quando finisco se abbiamo ancora tempo, è il rivestimento interno, che non è nient'altro che lo spessore dei laterali più un pezzettino che rivesta la base e poi un rettangolo interno che copra tutti i
i miei rivestimenti laterali. Ok, partirei quindi con il mio mini album che misurerà 14,5 x 19. Quindi mi ritaglio, mettiamo la scatola lì, e mi ritaglio due pezzi di vegetale. Quindi per avere 14,5 due volte taglio una striscia da 19. Questo è sempre il vegetale da 1, tanto avendo la scatola non serve che abbia uno spessore pazzesco il nostro mini album. 14,5 due volte, quindi una. In un album comunque bello grandicello, eh? Siamo riusciti a costruire una scatola comunque grande, 14,5 x 19 è una bella misura, che poi può accogliere anche foto un pochino più grandi del solito, perché a volte quando facciamo, io adoro i mini album piccolini, ma un po' il limite è quello di non offrire spazio se uno volesse mettere delle foto più grandi se non tagliandole. Ok. Adesso mi taglio anche il dorsino, che sarà 3,5 x 19. Ok, scelgo le carte per il retro e per la copertina e per il dorsino. Siccome non potrò farli nello stesso colore, avendo questa misura un po' più grande, non ci stanno quindi nello stesso foglio, a meno che io non ho due pad di carta che mi permettano di farlo. Volevo utilizzare. Allora. Questa qui per il retro, sì. Questa qui per il retro, questa qui per il davanti, questa qui con le foglie, così quando io apro la mia scatola riprendo subito le foglie. E per il dorsino invece volevo utilizzare un colorino tipo. Alla fine utilizzerò questo senape perché non ho più colori tinta unita. Sì. Allora, iniziamo a attaccare retro e copertina. Vado di colla. Ma qui ognuno ha il suo metodo, oltre a mettermela anche un po' sulle mani, perché c'è chi si trova bene con il biadesivo, chi si trova bene con la colla, chi si trova bene con tutti e due. Adesso volevo fare un tentativo e andare a rimboccare tutti i laterali con il biadesivo. Di solito uso la colla, ma forse il biadesivo rende tutto un pochino più veloce asciugandosi, cioè essendo già asciutto in realtà. Qui taglio prendo anche la mia pieghetta. E ripasso bene in modo che sia bello attaccato. Dopodiché, come abbiamo fatto per la copertina, i passaggi sono sempre quelli. Cerco di creare una bella cordonatura sul lato, in modo che poi sia più veloce andare ad attaccarlo, e qui taglio la mia U, quindi lascio proprio un paio di millimetri attaccati allo spigolo, e voilà. Qui dicevo, volevo usare il biadesivo, quindi prendiamo un biadesivo non troppo
spesso. Pinzette che sono un'altra delle cose per me indispensabili, soprattutto perché non porto mai le unghie lunghe e a spellicolare faccio sempre molta fatica, quindi mi aiutano, schiaccio giù bene gli angoli e vado dall'altra parte. Olè. Faccio aderire bene da tutte e due le parti e tiro giù. Io che non uso mai troppo il biadesivo, ma forse in alcune cose è veramente un aiuto, perché non l'ho usato, non l'ho mai usato per i vestiti mini album, ma in effetti è mille volte più veloce della colla che ora che si asciuga. Ci metto un po' di tempo. Vado con l'ultimo lato. Spellicolo. E voilà. Ok. In un battibaleno. Ok, questo è il retro. Vado a incollare anche la copertina che abbiamo detto che facciamo con le foglie. Quindi vado di colla anche qui. Ok, e poi riandiamo di biadesivo. Taglio sempre un centimetro e mezzo circa a partire dal vegetale. E ripiego tutti i bordi verso l'interno, anche volendo andando proprio a creare la piega completa. Ci sono varie teorie, vari metodi. Ogni creativa poi di solito ha il suo, quello con cui va sul sicuro, diciamo così. Ciao Simona, certo che sei in tempo, in ogni caso puoi rivedere tutto quello che vuoi, ma stiamo finendo di, cioè finendo, abbiamo iniziato a creare la struttura del mini album che vorrei riuscire a finire in tempo. Abbiamo abbellito la scatola che avevamo creato settimana scorsa insieme e mi piace molto. Eccola qui, me la vorrei lasciare qui, ma mi sembra troppo ingombrante. Però sono molto soddisfatta, si chiude con l'elastico e la chiusurina di metallo. Ok. Vado addirittura per approfittare della velocità del biadesivo a applicarlo su tutte le
le linguette, così poi, ecco sì, sulla velocità del biadesivo qui, mai valutata da me, devo dire che è schiacciante rispetto alla colla. Sicuramente molto molto veloce. Mai fatto, cioè mai usato il biadesivo per i mini album, ma vediamo se riesco anche a spellicolarla. Ok. Butto sempre in dentro quei 2 mm che mi sono lasciata di spazio, che servono per rivestire completamente lo spigolo del vegetale perché non sporga. Voilà. Sì, probabilmente se l'avessi fatto anche l'altra volta, se avessi usato anche il biadesivo l'altra volta, ce la saremmo cavata molto più speditamente sulla scatola. Si impara sempre qualcosa. Ok, quindi questa è la mia copertina e questo è il mio retro. Mi manca da rivestire il dorsino che mi piaceva fare con questa carta qui da questa parte. Vediamo, è giusto giusto 19, quindi lo farei assolutamente qui. Vado a girarlo e lo incollo anche qui con un goccino di colla. E sto proprio a filo della cimosina, della striscettina che hanno sotto le carte per riuscire a sfruttare la parte color mattone. Ok, direi che sembra fatto apposta. Vado sempre in questo senso per sfruttare il verso delle piantine. Così. Voilà. Anche qui i passaggi sono gli stessi, se non che non attacco le due linguette perché poi dovrò utilizzarle per andare ad incollare il dorsino alle due parti del mio mini album. Schiaccio bene perché non si era incollata bene la colla. Ok, approfittiamo del biadesivo. Quindi vado così e di qui uso la cimosa perché tanto andrà dentro, quindi non la vedrà nessuno. E schiaccio bene qui i laterali. Ok, anche di qui. Voilà. Vado a smussare leggermente qui gli angolini e anche di qua. E poi piego bene tutta questa linguetta verso il dentro. Ok. Adesso, siccome devo andare ad incollare qui i miei laterali, uno e dall'altra parte,
Vorrei usare insieme biadesivo e colla. Quindi qui e anche di qui spellicolo facciamo prima il retro e soprattutto in questi pezzetti qui dove il biadesivo non è arrivato, ma anche per sicurezza sul bordino esterno. Vado ad aggiungere la colla, aspettate che l'ho messo al contrario, sennò è tutto sballato. Così. E poi faccio combaciare perfettamente il mio retro. Ok. Sarà veloce ma come un retro senza colpo solo se sbaglio. Eh sì, buono, è vero, quello è verissimo, però io tendenzialmente uso la colla proprio anche per quel motivo lì, ma anche perché secondo me incolla meglio, però in effetti sui bordini dei rivestimenti non ci ho mai pensato, ma potrebbe essere un buon alleato perché tanto comunque tu vai poi a rivestirlo di nuovo con un altro pezzo di cartoncino sopra, secondo me si può fare. Adesso spellicolo anche di qui. E vado a come dicevo, ecco appunto, magari mi concentro e non sporco tutto. Come dicevo a Maria Stella, mi sembra. Sarà adesso gli facciamo i buchini e incastriamo le pagine. Super semplice anche la rilegatura per non andare ad utilizzare tantissime cose per riuscire soprattutto a finirlo per stasera. Ok. Anche il dorsino è concluso, abbiamo la struttura, diciamo esterna. Controlliamo che entri, che è la cosa più importante, e non entra, molto bene. Sì, entra. Ecco, forse ci vorrebbe una linguetta, poi magari quando faccio l'interno, per fortuna non l'avevo ancora fatto, penserò di aggiungere una linguetta per aiutarmi a tirar su il mini album, ma ci sta, devo dire che è molto carino. Sicuramente andrò ad aggiungere la linguettina. Bando alle ciance, finiamo l'interno e poi vado ad agganciare le pagine con la rilegatura fatta con il cordino e i buchini sul dorsino. Quindi prendo una striscia di carta che mi aiuterà a rivestire questo pezzo di 6 centimetri circa sera 19, togliamo 3 mm, quindi sarà sera 19 sarà 18,67. Questo possiamo usarlo per l'interno, quindi me lo tengo. Di quello lì non ne ho più. Andiamo a usare questo. Quindi abbiamo detto 6 centimetri. Per 18, diciamo, 7.
Io non ho, anzi non uso mai delle misure molto precise, quindi vado un po' a occhio e calcolo anche quanto è largo il mio spazio da ricoprire. Vado ad incollare prima qui e poi i bordi del cartoncino. Questa volta non devo fare nessuna spussatura, si dirà così qua. Ciao, ciao Chiara! Ben arrivata. Abbiamo quasi finito, ma questa struttura si può fare benissimo anche con altre carte, con altri accorgimenti. Mi piaceva l'idea della scatola con dentro il mini album. Cosa vi volevo dire? Ah sì, sicuramente qui in questo caso per il dorsino che è sempre un po' critico da attaccare, uso sicuramente la colla. Abbiamo scoperto i vantaggi del biadesivo, ma ora non esageriamo. Torniamo alla mia amata colla, perché come la colla in alcuni casi non c'è nient'altro. Schiaccio giù bene le cordonature e faccio aderire. Ok, non piego mai finché non è tutto attaccato, perché sennò mi si creano delle bolle. Ok, adesso per rivestire le due copertine prendiamo un pezzo da 14 per, dobbiamo fare la stessa misura, quindi 18,7. Aggiungo un pezzettino di colla qui. Quindi abbiamo detto 14 per, dice che abbiamo 14, sì, più o meno, 14 per 18,7 filo qui e raddrizzo qui che avevo tagliato con le forbici. E poi prendo invece per l'altra parte un'altra carta, perché quella con le foglie grandi non mi può bastare. Usiamo questa qui con le faccine, che non l'avevo ancora utilizzata, tra l'altro ha questi telai carinissimi dietro. Abbiamo detto 14 per 18,7. Ok, e vado a rivestire. Questa volta usiamo il biadesivo. Ups, vabbè. Qui si è attaccato decisamente malino. Però, come ci ricordava prima Simona, non dà margine di errore l'adesivo, quindi lo lasciamo lì com'è e aggiustiamo il tiro. Ok, uno così e l'altro abbiamo detto con le faccine. Così.
E voilà. Attaccato un pezzetto di adesivo, ok, che mi toglieva la puntina. Però non sapete, ho lanciato a metro da me il foglio nel tentativo di spolverarlo. E voilà, quindi abbiamo il retro della copertina, qui stiamo attenti perché dobbiamo andare one shot. Ok. Un'altra cosa interessante che ho visto fare con il biadesivo era di spellicolarlo solo a metà per trovare poi una posizione e poi andare a spellicolare tutto il resto. Magari un'altra volta ci proviamo perché devo prima provarci io, ecco. E magari questo potrebbe essere una soluzione a quello che diceva Simona del fatto che il biadesivo non perdona. Qua c'è il doppio pezzo che avevo sbagliato ad incollare. E voilà. Anche qui faccio coincidere il dorsino, che è quello da cui ho preso la misura. Ok. Ci siamo. Quindi proviamo a piegarlo e va tutto bene, sì. 1 e 2, perfetto. Adesso vado a fare le pagine interne e poi vi saluto. Per le pagine interne abbiamo detto che userò. Aspettate che chiudo la colla, che già mi annuvo qualche problema. Userò un cordino bianco, che può essere una corda, uno spago da cucina, quello che avete sotto mano. Se trovo, sì, l'inizio. E mi taglio dei pezzi che siano più o meno il doppio dell'altezza del mio dorsino. Me ne taglio tre, perché andrò a fare tre inserti. Poi prendo i miei cartoncini bianchi da cui vado a tagliare tre pezzi da 18x28. Quindi mi taglio prima il 18 su tutti e tre i fogli. Uno. Vediamo se riesco a tagliarli insieme. Approfitto della lama nuova per tagliarli. Per 28 abbiamo detto, quindi così. Anche il terzo lo rifilo a 28. Dopodiché cordono a 14.
stavolta lo faccio a uno per essere sicura che mi si cordonino bene. La taglierina non mi serve più, ma mi serve la matita e... Allora, sui fogli vado a ricavare un... Aspettate che ve lo dico con le mie parole. Due, diciamo, segni, due puntini per fare il per fare i buchini a 2 centimetri dall'alto e 2 centimetri dal basso. Anzi, me lo faccio su uno solo perché tanto tagliando poi con la crop posso farcela a farli tutti insieme. Quindi siccome i segnetti che ho fatto lì li ho fatti a 2 centimetri, vado a crearmi un segno a 2 centimetri e mezzo circa, sia dall'alto che dal basso sempre. Scusate, forse mi sono un po' tolta dall'inquadratura, mi sono segnata un punto a 2 e mezzo e un punto a 2 e mezzo. Su questi punti mi devo ricavare 3 diversi puntini. Aspettate che guardo il bigino, a 1, 1,75 e 2,5. Quindi mi posiziono su lì e mi segno 1, 1,75 e 2,5. La stessa cosa faccio sulla parte inferiore, quindi seguo il segno del 2 centimetri e mezzo e faccio un segno a 1, un segno a 1,75 e un segno a 2,5. Ok, adesso per questi qui potete usare qualsiasi punch abbiate a disposizione. Io uso sempre il buco più piccolino perché il mio spago è abbastanza piccolo. Così e così. E la stessa cosa, vediamo se con questa qui si vede un po' meglio, se taglio, se buco. Sì, anche questo va bene, adesso è proprio al pelo, ma ci passa perfettamente, quindi vanno bene entrambi. Però mi ha fatto un segno. Uso la Crocodile. Mi spiace perché si vede veramente poco quando la uso. Rimane tutto un po' nascosto. Così. E la stessa cosa faccio sugli altri segni. Uno, due e tre. Adesso piego le mie pagine e vado ad attaccarle al dorsino che abbiamo fatto anche il nostro mini album. Quindi prendo il mio spago, lo inserisco, voglio che i nodi siano sulla parte interna, quindi lo inserisco nel buco superiore, nel dorsino, nel buco inferiore sul dorsino e nel buco inferiore della pagina. Dopodiché stringo bene e cerco di, e cerco di far cadere magari il nodino vicino al buco. Adesso qui, se avete qualcuno che vi può dare una mano, è più semplice per tirare bene i nodi, ma anche da soli
riesce a fare un buon lavoro. Devo mettere i forbici qui. Ok, uno. Continuo con le altre due nello stesso modo, quindi prendo un altro pezzo di spago. Monica, questo cartoncino bianco è il bianco di Moda Scrap, che è il Woodstock bianco. Se no, ci sono anche dei cartoncini Florence che vanno benissimo per questo scopo. Anche qui. Stringo in modo che cada un pochino nel. E l'ultima, e poi chiaramente libero sfogo alla creatività per andarlo a decorare. Ci siamo. Come prima, stringo forte sul basso e cerco di tenere abbastanza fermo il nodino perché non si allarghi. Ok. E questo è l'effetto del mio mini album chiuso e sul profilo. Così è come sta invece nella nostra scatola, che poi posso andare a chiudere in questo modo. Questo era il nostro progetto di 2 sere e spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato uno spunto magari per creare, per utilizzare qualcosa che abbiamo fatto insieme per un vostro progetto. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Ciao!